Ragazzi, oggi vi racconto la mia prima uscita con gli sci d'alpinismo in questa stagione invernale. Ma è proprio lì che ho fatto il mio errore di giornata. Un po' di ravanage. Siamo partiti da Malgarolle dopo aver rigorosamente bevuto un caffè alla caserma del soccorso alpino. E sin da subito ho capito che la giornata sarebbe stata impegnativa. Sono partiti a tutta. In direzione laghetti del Col Bricon e sì, ci siamo passati sopra. Ed è inutile dirvi che anche se questa prima parte è abbastanza pianeggiante, Allora, le prime due cadute abbiamo fatte. e quella neve sulla barba, mica mi sono accorto che fosse lì e ci è rimasta per tutto il video. Senza troppi indugi, però, continuiamo verso la maglia Col Bricon, dove comincia la salita vera. Per il momento l'unica cosa che mi salva è che devono battere la traccia. Dopo diventerà dura invece. Ma è proprio lì che ho fatto il mio errore di giornata. E anche questa volta la pausa ristoro mi è costata cara. Sono rimasto da solo. È inutile. Volete andare a sciare con i compagni che sono più forti di voi? Beh, non vi aspettano. Devo ammettere che all'inizio ho provato a fare il gradasso e salire forte, ma niente da fare. Aggiornamento sulla salita. Siamo usciti dal bosco. Si è alzato il vento. Intravedo i miei compagni in lontananza e intravedo la cima. Dopo si prospetta una bella discesa. Comunque, con il mio passo la cima l'ho raggiunta e come sempre quassù sulla cima col Bricon piccolo è magnifico. E vi svelo una cosa, quel giorno tirava un vento tutt'altro che piacevole e faceva un freddo becco. I miei soci sono arrivati in cima, ma hanno subito tolto le pelli e sono scesi un pochettino per non restare al vento e mi stavano aspettando. Ma posso dirvi la verità? Quando sono arrivato in cima, io il tempo per fare due video, mangiare un Kinder, cambiarmi con calma, me lo sono preso. Hanno voluto non aspettarmi e adesso patiscono un po' il freddo. Tralasciando queste cose tra amici, cambiato l'assetto comincia il divertimento. Aveva nevicato nei giorni precedenti e la neve era uno spettacolo. Non come quella dello scorso anno, lo ammetto, ma meglio di niente. Discesa fantastica, ma cosa volete che vi dica?
E come ogni buona uscita che si rispetti, un po' di ravanage. Oddio qua. E quella sarà la cosa che io non riuscirò a fare. Sono il polverone, ma io non ce la farò mai. Bene. La è buona qua, cheat. Posso garantirvi che forse abbiamo sbagliato un po' strada e abbiamo affrontato la discesa non senza difficoltà. E la come, Walter? La neula serie è bella, ma il Piero la fa venire una merda perché ne porta a ravanarte un po'. Tipo. Qualche piccola sventura per Piero, che non lo ha sicuramente aiutato nel ritorno. Il danno di oggi? C'è divertente il ritorno. Ma mi hanno tirato il collo lo stesso. Con il nostro ravanage siamo arrivati un po' più in bassi del dovuto, giusto per aumentare un po' il dislivello. Quindi sulle pelli un'altra volta e si ritorna verso la forcella col bricone. Qui è successa una cosa tragica che vi svelo tra un po'. Fatto sta che abbiamo cambiato un pochino i piani, siamo scesi verso gli impianti di Ces e poi fino a San Martino dove ci aspettava l'ammiraglia. E finisce a casa il racconto di questa avventura. Con una vittima in giornata nei materiali. Spero si veda. Qui. Sempre detto che lo scialpinismo è uno sport caro. E quindi ci vediamo in un prossimo video. Va bene così, dai!